Dall'esame autoptico e tossicologico si saprà qualcosa di più specifico sulle cause della morte improvvisa di Simone Roganti, il giovane e talentuoso ciclista nativo di Spoltore, ma residente a Villa Santa Maria, venuto a mancare nella sua abitazione sabato scorso. La Procura di Pescara ha aperto un fascicolo e la PM Luca Sciarretta ha affidato l'incarico al medico legale Cristian Dovidio. Come può un giovane di 21 anni, atleta in piena forma per l'intensa attività agonistica, a metà mese avrebbe dovuto partecipare anche al Trofeo Matteotti, morire in questo modo? È una domanda che si pongono tutti e che si pone anche Maurizio Formichetti, collaboratore e organizzatore tappe per la RCS e grande amico di Simone, con il quale sarebbe dovuto andare ad allenarsi proprio sabato mattina. Maurizio Formichetti, oltre al dolore per la perdita di una giovane vita, però ci sono anche tanti perché sulla morte di un atleta di 21 anni che stava bene, era un giovane talento del ciclismo italiano. Ma certamente, se guardiamo il palmarès degli ultimi mesi, da giugno ad agosto, Simone ha avuto dei risultati eccellenti. Si è ben comportato al campionato italiano, al Giro del Veneto, è stato uno dei migliori italiani al Giro della Val d'Aosta con la nazionale italiana. È andato forte a Capodarco. Adesso doveva correre il Matteotti 15, aveva firmato con una squadra olandese professional, aveva un futuro davanti. Questo lutto così difficile da capire ha gettato nello sconforto non soltanto la famiglia, ma tutta la famiglia del ciclismo abruzzese. Intanto emergono particolari riguardo alle non buone condizioni di salute di Simone di ritorno dal Giro della Valle d'Aosta, ma il ragazzo si stava riprendendo e si stava allenando per prendere parte alla Matteotti. Questo ciclismo, che ogni volta che accade qualcosa esce sempre l'ombra del doping. Io ho letto tantissime fesserie e sciocchezze sui social, non va bene. Bisogna avere rispetto della morte, ma bisogna avere rispetto dei ciclisti che fanno una fatica enorme e immane. Dico solo questo: chi sta seguendo la Vuelta, il McCarthy, il corridore americano, a una curva è uscito fuori strada, è andato in un burrone, è risalito in bicicletta pieno di ferite e pieno di sangue e ha concluso la tappa. Questo fa capire che cos'è il ciclismo, che è la forza che hanno i ciclisti nell'affrontare i pericoli e soprattutto la fatica.